Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi riprendiamo le nostre esplorazioni londinesi e vi porto dalle parti del Canary Wharf. Precisamente siamo al Cross Rail Place, un avveniristico edificio che si trova tra i fantastici grattacieli del Canary Wharf. È un edificio a tre piani e nel 2018 sarà la stazione di una nuova linea della metropolitana londinese. All'esterno ci sono i negozi e tanti ristoranti, e all'interno trovate anche un cinema. Sul tetto invece c'è un lussureggiante giardino, e sì, c'è una bella sorpresa, questo rooftop garden con piante provenienti da tutto il mondo, specialmente dall'America, dall'Australia. Questo giardino io l'ho visitato in un giorno, in un pomeriggio piovoso, e comunque è stata una visita molto suggestiva. All'interno del giardino trovate anche delle panchine, quindi potete anche fermarvi, insomma, e stare lì in tutta tranquillità, e quindi penso che meriti una visita. Torniamo all'esterno e qui ci sono tutti i ristorantini e poi anche i negozi dove fare shopping. Mi fermo a fare colazione, decido appunto di prendere una colazione inglese da The Breakfast Club. The Breakfast Club è una catena e io ve la consiglio vivamente perché il locale è carinissimo, all'interno è molto simpatico e poi la colazione è super abbondante, molto gustosa e costa pochissimo, solo 10 pound. E con questa colazione io faccio pranzo. E inoltre questo locale è aperto anche la sera, c'è la musica dal vivo. Il mio video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, scrivetemi un commento e vi risponderò, e se non siete iscritti, evviva, iscrivetevi a questo canale, grazie! Ci vediamo la prossima settimana, ciao ciao!